intanto è passato in vantaggio il Parma, devo dire con un'azione viziata da un fallo. Saluto un amico forte di sempre che è Filippo Morrone, devo ringraziarlo personalmente perché se abbiamo avuto come primo la partecipazione del Deliceto, gran merito. Filippo, come hai sposato questa iniziativa? Io sono il Thank you.
lo dico partendo oltre alla basilica del Venezia, ci sarà il premio per premio. Stagione, passiamo alla partita giocata, al secondo tempo, siamo intorno al quinto minuto, c'è una rimessa a favore dell'HD che sta cercando con tutte le proprie forze di pervenire al pareggio. Come detto, intervista al Thank you.
proprio la difesa del Parma. Tanto giù.
del Panni, peccato, perché De Cotis di Antonio ha dilapidato un'azione incredibile da solo davanti al portiere, purtroppo ha cercato la palla e non è riuscito la palla in mente. Adesso il portiere è portiere con cercare di mettere il gioco e quindi si dovrà continuare a stare per venire al pareggio. Torna a giocare con la rimessa del portiere Spada Renzo, sarà ancora una volta al numero 7 e cercherà di portare il risultato in qualità di Cotis. Attenzione che Daniele, un domani. Allora abbiamo chiesto all'arbitro, visto che ci siamo un po' distratti per le interviste, quanto manca circa 8 minuti. Quindi ci sono questi 8 minuti a disposizione della squadra, la bellissima, devo dire, squadra del Panni. Tutta di rappresentanza, devo dire, bravi anche i tanti amici, vedo il Castelluccio dei Sauri per esempio, anche le altre squadre, devo dire, che sono venute in perfette condizioni. Adesso abbiamo anche il nostro amico, il collaboratore Gino, e gli facciamo la domanda: come stai vedendo questa tipo di incontro? Bellissimo, bellissimo torneo, pensavo veramente, grande partecipazione. Sto riprendendo tutto, vedrete tutto stasera sul tanto, guardate per il bambino. Grazie, grazie. Quando vediamo a 7 minuti dal termine la cadia riparte in contropiede, ma il capitano butta la palla e ancora la cadia. Attenzione, perché il segno del Cotis stava ripartendo e mettendo in serie di difesa della cadia, però riparte, scarica il pallone per portiere Renzo Tavano, la buona guardia, recupera e rimette la palla ancora su De Cotis, interviene la cadia riparte. Caviglia che è venuta per fare una votazione importante, dovrebbe essere il padre costruito, avesse perso la palla, probabilmente la caviglia ancora la termina all'esterno della rete, si sarà rimessa in gioco la palla di Renzo Tavano, decisione per il primo campionato all'interno di queste due partite. Non c'è stata una squadra che è lasciata da padrone dimostrando in pratica un'eccezionale differenza tecnico adesso. Devo dire che sarà, se questa sarà anche l'altra partita che assisteremo da Castelluccio dei Sauri. Spettacolo, perché sarà un segno di attacca per il gol, per venire al pareggio del capitano Tavano,
Cioè, c'è un brava, attenzione. Tra gli atleti, vedo lo scambio. Ancora, ancora, bello. Adesso la palla termina, un fallo laterale a favore del Grazie.
a 3, quindi praticamente che nei prossimi minuti ci sarà spettacolo, perché davvero